No, no, vediamo di intercettare invece una dirigenza all'altezza e poi vi dico anche io mi stupisco molto di questa totale immobilismo da parte della proprietà. Cioè, Senti, io non capisco per quale motivo non intervengo proprio in in modo virtù di deciso. questo, Mourinho come lo inquadri come persona invece? Ma Mourinho ha capito benissimo in che mondo viviamo. Lui fa marketing, attira tutta l'attenzione su di sé, è un uomo che comunque attira le persone e noi abbiamo bisogno anche di personaggi così e non di questa triade che abbiamo adesso, che francamente è un inno alla tristezza. Quindi, anche l'operazione simpatia è fallita. Oltre il progetto Elkan, anche l'operazione simpatia è fallita. Beh, io non so se. Allora, io Bettega lo rispetto per il suo passato strabiliante nella Juve, per cui Bettega non posso dire niente. Ma dire che Blanc e l'operazione simpatia siano compatibili è come dire che una ballerina di lap dance è compatibile con il Vaticano. Però Beppe, io penso che agli altri tifosi Blanc sia simpaticissimo. Forse non a noi, però agli altri sì. Non so Ma cosa ne certo, ma pensi. io credo che tutti gli Stanno altri sbellicando alle sperano risate da qualche che noi anno. teniamo questo gruppo dirigenziale per anni. Quindi ha funzionato da un certo punto di vista, diciamo, dai. Ma simpatia nei confronti degli altri sicuramente. Forse era quello il loro obiettivo. Il forum bianconero già nel 1897 manda un suggerimento. Se il Milan ha Ariadne Braida, noi vogliamo Beppe Braida alla Juve. Ragazzi, volentieri, io la prima cosa che farei è aprire il portafoglio e spendere Tanto non è il soldi. tuo. Tanto non è il mio, però vedete, loro ce l'hanno avuto il portafoglio e guardate come l'hanno utilizzato, Sì, ma no? infatti Cioè. è proprio questo il problema, perché i tifosi della Roma qua, ad esempio, e comunque accettano la situazione perché in questi anni la Roma non ha investito praticamente niente, non avendole, e comunque è rimasta là. Il problema della Juventus è aver bruciato praticamente 250 milioni tra cessioni, acquisti e tutto quanto in questi 3 anni. Esatto, ma per acquistare dei giocatori che francamente non sono forti neanche al subbuteo, capito? Cioè, quindi questo è il grave, Almiron, Thiago, Poulsen, cioè sono tutti giocatori che non sono assolutamente all'altezza della Juve, quindi ci vuole una persona competente in grado di fare acquisti competenti. Allora, Beppe, qua addirittura arriva, sempre da un portavoce della tifoseria, arriva faremo un coro per Beppe in curva sud, vogliamo Beppe Braida in curva sud e faremo un coro per Beppe. Il coro lo Vabbè, facciamo con lui, io. cantiamo Ormai è Blanc al Tour andata. de France in Ormai, curva Beppe, sud. ormai è andata. Ormai da domani Ormai vedrai è sui giornali il tuo nome, secondo me. fatto. Ma guardate, ragazzi, io pur di risolvere questa situazione, interverrei davvero in modo deciso. Un'altra riflessione che faccio, che è davvero importante, noi stiamo lavorando su uno stadio di nostra proprietà, no? Ed è un passaggio assolutamente intelligente. Ma a questa proprietà e a questo gruppo dirigenziale, qualcuno ha detto che se la squadra non vince e non entusiasma, in quello stadio non ci va nessuno? Io non lo Cioè, so. Stanno ancora questo imparando come funziona, Beppe, devi capire anche questo, sono ancora inesperti, giustamente devono un po' No, capire come vabbè, funziona questo certo, gioco. possiamo prenderci ancora un 10-15 anni di Sì, differenza c'è, riflessione, tanto. però hai capito, con la squadra che abbiamo dobbiamo intervenire, ma in modo deciso. Io ho avuto un brivido quando si parlava di Benitez, ora ho già iniziato a sentire che forse Zaccheroni potrebbe stare ancora un anno. E quindi queste cose qua mi spaventano un po' Cosa per il pensi? Che ci sentiamo futuro. anche presi in giro da Cosa questo pensi di annunciano queste cose e Zaccheroni? poi. E Zaccheroni, io penso la Del stessa cul de cosa, Zac, che pensi di Zaccheroni e del cul de Zac? che sicuramente se riesce compirà un miracolo, però vorrei anche schierarmi a difesa di Ciro di Ferrara. Se volevano ottenere l'effetto Guardiola con il Barcellona, dobbiamo anche dire che questa dirigenza non ha costruito una squadra come il Barcellona, perché ha fatto degli Decisamente. acquisti scandalosi.
Per cui se quello era l'effetto che si voleva ottenere, sono partiti male. Per cui io a Ciro grazie comunque del lavoro che ho percorso, però bisogna cambiare i dirigenti, ragazzi. Senti Beppe, prima di salutarti, noi stavamo, prima appunto del tuo collegamento, stavamo cominciando a parlare di Del Piero, insomma questo 35enne che continua a farci sognare, e addirittura ci sono tifosi della Juve che certe volte lo insultano pure, insomma bisognerebbe anche vergognarci certe volte, sembriamo quasi interisti, sì. Anche contro Del Piero, voglio dire, insomma, dai. No, assolutamente, io adesso nei confronti del nostro capitano non posso dire niente. Fantastico, insomma, fantastico. È un uomo che rappresenta la Juve, rappresenta quello che abbiamo fatto in passato, per cui dobbiamo a lui il massimo del rispetto. Io adesso, quando anche scherzando eccedo nelle critiche nei confronti della dirigenza, lo faccio sì, però lo faccio da tifoso incandescente, diciamo. Certo. Se parlo di Del Piero ne parlo in modo serio e dico che Del Piero non si tocca perché è la nostra bandiera. Allora Beppe, poi ci ha aiutato tutti a fare molto più pipì, quindi siamo tutti contenti, insomma. Siamo sempre al bagno. Esatto. Allora, Beppe, sì, ma adesso non a far pipì, fare altre robe per come stanno giocando. Allora poi ti inviamo il CD con il coro, così lo puoi sentire il giorno prima di andare al lavoro. Lo senti io assolutamente, adesso devo andare dai drughi e cantare insieme a loro questo coro. Ti hanno invitato, noi ti ci facciamo andare davvero. Cioè io assolutamente adesso devo cercare gli amici drughi e andare con loro in curva a cantare questo coro che mi sembra geniale. Allora Beppe, noi intanto ti salutiamo perché stiamo per andare in pubblicità, però prima di andare in pubblicità c'è un... Se rimani in linea, comunque sia, perché abbiamo un pezzo prima di andare in pubblicità. Tu come sai, questa trasmissione è tutti pazzi per la Juve. E se non sei pazzo, non ti vogliamo qua all'interno di questa trasmissione. Quindi, aspetta, che cosa ne pensi di questo pezzo? Aspetta. Al fine d'un giorno noioso, la gaiezza risorge nel cuore. Se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del compari. Devo dire che in quanto a pazzi mi sembra che siamo ben messi. La trasmissione più pazza delle... Tu calcola che qui abbiamo scatenato Gigi Maifredi in quel casino che praticamente... Cioè, non è che siamo qui a pettinare bambole, mandiamo insomma cose di livello, come puoi sentire, insomma. No, no, ma io... Voi tre... No, noi siamo 12, siamo, che facciamo il turnover. Esatto, però adesso io mi riferisco a voi in particolare. Sì. Mi rendo conto che avreste bisogno dell'assistenza sociale, però anch'io non sono molto sano di mente, quindi potrei far parte del vostro gruppo. Sicuramente poi dopo che verranno riprese le tue dichiarazioni stasera vedrai che qualcuno a Torino ti internerà da qualche parte. Ma guardate, va bene, guarda, se servissero a qualcosa, ragazzi. Beppe, sei un grande, sei simpaticissimo, sei juventinissimo. Pazzo per la Juve. E per noi è stato un vero piacere ospitarti e ci riserviamo con l'obbligo di richiamarti ancora perché sei veramente un grande. Ti mandiamo un grande abbraccio. Piacere mio, ragazzi, vi saluto, ringrazio i drughi dell'invito. Insomma, grazie a tutti, quando si parla di Juve, insomma, le donne si cambiano, ma la squadra rimane per tutta la vita. Quella per tutta la vita. Ciao Beppe, ciao. Buona serata. Ciao, grazie a voi. Ciao.